Avvocato Pisani, cosa l'ha spinta ad assumere la difesa di Ciro Esposito? Ma la difesa di Ciro Esposito l'ha assunta tutta la città di Napoli, tutta l'avvocatura napoletana e tutti ovviamente gli italiani che stanno dalla parte di un tifoso che è stato aggredito, è stato sparato senza ragione. Lo sport ha subito un agguato, un ferimento l'ha subito la città di Napoli, un ferimento ovviamente l'ha subito Ciro Esposito. E queste ferite devono rimarginarsi subito. Un atto dovuto l'arresto o si è andate oltre? Ma non conosciamo ancora le ordinanze, le notifiche, non ci è stato ancora spiegato nulla. Sappiamo dai sanitari che c'è questo arresto, ma non c'è nessuna notizia ufficiale, quindi aspettiamo di conoscere gli atti e di verificare. Sicuramente Ciro non è un delinquente, è una famiglia per bene, nessun collegamento con nessun tipo di esponente di criminalità, quindi una famiglia che è stata colpita e lo sport è stato mortificato e violentato in questo momento. Le prime impressioni che ha avuto con i colloqui con la famiglia? Una mamma splendida, un padre splendido, una famiglia unita e loro sono la vera rappresentazione di Napoli.